Sarò molto rapido perché, insomma, avete detto tante cose, anche io ne avrei tante da dire, però spero di averle sintetizzate in questa targa che adesso voglio consegnare ad Ida e quindi alla famiglia. Una targa difficile da sintetizzare, però spero di esserci riuscito, l'ho scritta di mio pugno. Voglio dire solo tre cose telegrafiche. La prima, citando nuovamente Calamandrei, un passaggio così attuale all'epoca ma anche oggi, sicuramente Filippo non sarebbe stato uno di quei magistrati ammalati di agorafobia, di conformismo giudiziario, quelli che prevengono le raccomandazioni prima ancora di ricevere e di interpretare il diritto in maniera ossessiva rispetto ai potenti. La seconda considerazione la voglio dire sul fatto che io me lo sono trovato sempre vicino e non posso mai dimenticare, questo me lo ricordando sentendo Aldo, che quando in un momento abbastanza difficile della vita della magistratura della nostra città, quando io mi trovavo a fare il relatore di una pratica dedicata come segretario del Consiglio Giudiziario, guardavo il Procuratore della Repubblica, ricordo che un giorno Filippo mi fermò, mi espresse il suo sostegno e io mi caricai molto perché per me Filippo era un punto di riferimento. E devo dire, nella vita i punti di riferimento non sono sempre tanti quando fai cose difficili e lo sei quando sei credibile. E avere il riconoscimento di Filippo in quel momento mi sentivo da stare, come dire, dalla parte giusta, perché per me Filippo, che è sicuramente più giovane di qualche anno, è un punto di riferimento. E la seconda, e poi taccio, è che un momento difficile della mia vita di magistrato in Calabria, un giorno non ci sentivamo da tempo, Filippo mi chiamò e mi disse, insomma, che mi stava vicino e entrambe le volte mi disse di stare attento. Quindi evidentemente un magistrato coraggioso, ma non sprovveduto, nel senso una persona anche attenta. E quindi io in questa targa, che però leggo scendendo, perché non voglio leggere mentre la consegno ad Ida, un secondo che consegno questa targa, che veramente a nome della città, ovviamente. Scusa. Sì, ci arrivo, ci arrivo. Così scendiamo. Ida, puoi venire, per favore. Allora, ovviamente qua parlo a nome della città perché consegno la medaglia della città di Napoli, lo ricordo sempre, medaglia d'oro militare, 4 giornate di Napoli. La città di Napoli ricorda il magistrato Filippo Beatrice con il più alto senso di riconoscimento e gratitudine per il lavoro che ha espletato come uomo di giustizia nella nostra terra nel contrasto al crimine organizzato. Pubblico ministero profondamente stimato dai suoi colleghi, dagli avvocati e dal personale amministrativo, non solo per le sue elevate capacità professionali, per l'abnegazione al lavoro, per il modo di esercitare con rigore e coraggio il mestiere che amava, ma anche per le sue qualità umane, per la sua umiltà e riservatezza, per il suo essere indipendente e autonomo da ogni centro di potere. La città lo ricorderà per sempre non solo per la sua instancabile opera di magistrato esemplare, ma anche per il suo impegno civico, per la sensibilità alle dinamiche sociali, sempre in prima linea a difendere i diritti e le libertà nel solco inviolabile dei principi costituzionali. Napoli, Sala dei Baroni, Maschio Giulio, 6 giugno 2019, sì.